Bene, torniamo in diretta poco alle 9, un minutino in realtà, seconda ora però che si apre adesso, un po' in anticipo, anche perché fortunatamente sono arrivati i nostri amici del liceo di Seui, quindi fratelli Bissiri, sì. Siamo contenti perché ero anche un po' preoccupato perché il viaggio era in pullman, sì. La strada da Cagliari a Seui, sappiamo sia all'andata ma anche al ritorno Seui-Cagliari, no, non proprio particolarmente facile. E hanno avuto un rapporto dialettico con altre scuole. Se avete fatto colazione, bene, se no abbiamo le paste, almeno per darvi un po' di ristoro. Vogliamo buongiorno e benvenuti. Allora, parto dalla vicepreside, dalla professoressa Maura Marroccu, che ovviamente rappresenta il liceo insieme a tutti gli altri ragazzi, a partire da Gabriele che è seduto a fianco alla professoressa, e poi dalla sinistra Martina, Chiara, Siria, Aurora e Giada, eccole qua, tutte una via l'altra. Oggi avete fatto vela, si dice così a scuola, no. Oppure no? Era già previsto che non... Esatto. Ok, perfetto. Allora, ci mancherebbe altro. Poi di questo periodo e con queste temperature ogni tanto, certo, ci sta. E credo che anche lei, prof, dica la verità, quando era studente una volta, almeno una volta l'avrà fatta. Vabbè, ho capito, però una di quelle vele propedeutiche, sa, quelle che servono per, certo, dire basta, oggi vado al mare piuttosto che vado a fare ogni altro. Ogni tanto un giorno di libertà, esatto. Vabbè, comunque, al di là di questo, un fatto importante nella vita. Si sono orientati bene perché alla fine sono riusciti ad arrivare, ma l'orientamento se lo sono creati in casa, perché sono qui stamattina perché già su Radio Sintoni io avevo avuto il piacere di avere ospiti Gabriele e Martina per parlare attraverso il professor Antonio Aste, un professore di storia e filosofia, esatto, credo. Che memoria, ragazzi, cioè, veramente, mi sto stupendo di me stesso. Questa giornata di domani, 8 maggio, è importante per un motivo. Innanzitutto non fare quello che avete fatto oggi, cioè, esatto, venire a Cagliari, ma non perché non vi piace Cagliari, ma perché è importante anche avere un bacino competenze e professionalità e quindi di scuola che rimanga lì nelle zone vostre a Seui e possa dare lo stesso le informazioni, certo, ai ragazzi. Vogliamo capire un po' come si articola e da cosa nasce l'esigenza, l'abbiamo capito, però se riusciamo a spiegarla anche meglio, certo, prof. Domani 8 maggio avremo una giornata dell'orientamento organizzata a Seui, ci sarà un polo che ed è la prima volta che questo accade. Un attimo solo che non c'è il microfono e non si sente, aspetta, c'è un problema, sposto questo allora, sì, siccome non la sentivamo bene. Devo riniziare? Questo sì, se si vuole ripetere, sì, è meglio. Ok, prego. Quindi domani avremo una giornata di orientamento molto importante, la prima volta che accade a Seui e penso anche in tutta la Sardegna, organizzata da professor Aste. Avremo degli ospiti importanti, autorità politiche della regione e dell'università di Sassari e Cagliari, quindi i rettori, il presidente della regione, l'assessore alla pubblica istruzione, quindi saranno molti i nostri ospiti, quindi vorranno in effetti prendere visione di come si svolgerà questa giornata, in quanto saranno quindi anziché un orientamento tradizionale in cui sono gli alunni a recarsi all'università, sarà l'università quindi con il loro rappresentante dell'università a recarsi a Seui e illustrare come potranno orientarsi i ragazzi nel posto diploma. Abbiamo fatto il pit stop al gelato, ripreso, sì, no? Perché a volte succede che le batterie si scarichino. Aspetta che dritto anche questo, così Gabriele ce l'ha dritto. Quindi una cosa importante è che sono stati coinvolti tutti gli alunni. Noi siamo un istituto comprensivo globale, quindi a parte l'infanzia, insomma, sarebbe improponibile, però collaboreranno i bambini della primaria, i ragazzi della secondaria di primo grado e liceo. La cosa bella, appunto, lo dico a Gabriele, sì, ma lo dico anche a tutte le donne, sono più le donne che frequentano questo liceo, no? Perché vedo il quantitativo, no, di sono quote più coraggiose rosa. Le donne. Ah, ecco, perché i maschietti sono rimasti su. No, io mi vergogno. Brave ragazzi, sì, siete proprio la dimostrazione non che le depone. Donne sono avanti. Brave. Non depone per noi brave. Maschi. Brave questa belle, timidezza, allora. Ma tu. No, Gabriele fa il portavoce dei maschi, capisce, così. Allora. Un etrino. Esatto. In cosa sarai impiegato tu e tutto il resto dei tuoi compagni sul campo, cioè effettivamente? Sì, quindi domani io dovrei praticamente portare... Togli il condizionale, tu devi. Quindi io devo...
portare, devo accogliere i docenti e portarli dove dovranno svolgere la propria lezione. Quindi l'accoglienza. Sì, io sì, l'accoglienza, e poi mi metterò a disposizione. Ma tu sei uno di quelli interessati a sì, certo, ciò che loro diranno, poi certo, che classe frequenti? La quarta. La quarta, quindi comunque hai ancora sì, un quindi anno. Un altro anno, sì, per un anno, capire cosa fare. Quindi c'è un po' di tempo, però intanto cominci a portarti sì, avanti. Sì. Qualche orientamento ce l'avrai naturalmente. Sì, sì, sì. Credo di sì. Adesso sì, poi lo chiederemo anche alle altre ragazze. Sì, certo. Ma c'è già un'idea di quello che sì, vorresti fare all'università? Sì, o meglio, vuoi fare l'università? Sì, sì, certo, sì, quella okay, sì, sì. Vorrei fare fisioterapia, sì, poi... Fisioterapia? Ma forse rende questi ultimi tempi. Beh, no, vabbè, è una bella cosa. No, no, rende. E sì, il ruolo vostro è fondamentale, perché in realtà ad alta voce insieme ai professori avete chiesto questa giornata sì, proprio perché il fatto di venire a Cagliari era scomodo, diciamoci la verità. No, diciamo che il progetto è stato portato avanti dal professor Aste, è una cosa diversa, un'esperienza nuova. Ma è la prima volta che questo accade, sarà la prima di ormai, se si crea un precedente, certo, poi la prima di tante. E quindi avere una giornata così per voi vuol dire comunque anche risparmiare da un punto di vista dei costi reali, cioè perché è vero, certo, no? Cioè o far Cagliari, seguì o seguì Cagliari, però, certo, non è anche da un punto di vista dei ragazzi sempre facile o possibile da fare, certo, quindi vuol dire magari evitare di andare a quella giornata perché non ho i soldi per prendere un pullman piuttosto che farmi accompagnare, quindi certo, questa è un'altra delle sì, questioni sì, esatto, fondamentali. Voglio chiedere se prof passa il gelato dietro, parto da Martina, tu che classe fai? La quarta. La quarta anche tu, quindi hai ancora un po' di tempo, ma hai già, sei già orientata verso qualcosa? Insomma, sono ancora indecisa. Su cosa? Mi piace qualcosa sulle scienze naturali. Ok, scienza naturale. Scienza naturale, che poi un museo dice: sono laureato in scienza naturale, che fai? Sì, beh, la ricercatrice affronterà queste tematiche, sono importanti per ci la società. Mancherebbe altro, ci mancherebbe, appunto. Martina, scienza naturale, poi bellucce. Chiara. Anche per me è difficile. Tutte di quarta scegliere. Siete? Sì, anch'io sono in quarta. Quindi anch'io ho ancora un anno per scegliere, per vedere cosa mi piace, cosa potrebbe però portarmi ad avere anche un lavoro. Che ti stuzzica, però c'è qualcosa? Sì. Beh, un filo conduttore c'è sempre. Certo, in noi. Mi piacciono molto le materie umanistiche, però sono più orientata verso giurisprudenza, qualcosa di più okay, molto forte. La prof, la vicepresidente annuisce, come dire, meno male che hai detto questo perché... Appunto, io insegno lettere, dice. Prego, l'altra prego, ragazza. Siria. Io essendo sì, ancora in terza ho ancora un po' più di tempo per quindi, pensare. Ricordiamo che la giornata d'orientamento è per quelli di quinta, di quinta, che sceglieranno sì, chiaramente. Ragione. Adesso però sogna solo la ragazza. Sondare un vero pochino, professoressa. Vale, terza, alla sei, sua sogna. A me invece piacerebbe. Tu potevi far vela veramente stamattina. A me invece piacerebbe fare lingue. Oh, ho già deciso. Bene, che ha già deciso, sì, bene, quindi beh, insomma, cinese sì, e russo dobbiamo imparare quelli oggi. Oltre le lingue insegnare, le l'arabo e l'arabo. Una carriera l'arabo, diplomatica sì, deve sì, avere sì, la conoscenza delle chiudiamo lingue. Andiamo con Giada. Ah, io sono in seconda, ancora ne ho cioè, ma tu sei all'asilo. Lei sogna gli amoretti dei giovani. Scusa, in seconda. Vabbè, perché le altre cosa sono? Scusa. Cerca di capire anziane, la battuta. Adesso c'è l'enfasi no, giovanile. Ma è proprio qui, è proprio qui che il fatto che io cerco di capire la battuta, sì, ma non la riesco a capire. Però, non ci posso fare niente. Al di là di questo, sarà un po' problema sei in seconda, ma almeno un minimo. Cioè, no, c'è tutto davanti, ancora tre anni. Poi prima è mi diplomo. Ma seconda, e quindi devi andare in terza. Questa sì, come è andata a scuola? Così tanto per bene, tutte, bene, anche, bene, con orgoglio la prof ha detto a noi già bene, sono tutte sue alunne? Tutte tue alunne, io ok, quasi tutte. Bene, allora ritorniamo a prendere il gelato da questa parte, quindi lo recuperiamo, prof, se vuole riprenderlo. E prima di andare in pubblicità, io volevo ancora capire quanto la realtà scolastica, visto che il mondo della scuola era in fermento, no? In questi giorni avete fatto sciopero? Abbiamo scioperato, sì, la maggior parte, non tutti, però un buon numero. Ecco. È stato massiccio ieri lo sciopero. Sì. Comunque, era necessario era necessario perché forse sì, ci hanno ascoltato. No, ma vorrebbero mediare. Ieri c'è stato tra l'altro a Milano un'apertura, ho letto sì, che a Milano anche in Sardegna, ma a Milano 30.000 professori sì, 30.000 loro... sì. Cioè, ci sono scontri furibondi. In effetti, sì, un paese che diventa un duce, nessuno. Sono sì, errori, ce ne sono. Comunque, che cosa, io vorrei capire appunto da voi proprio che cosa rivendicate, come dovrebbe cambiare la scuola? Dei diritti, innanzitutto.
la scuola dovrebbe essere nuovamente, cioè dovrebbe riconquistare il prestigio che aveva un tempo. La scuola ormai non vogliono un popolo ignorante. Beh, diciamo, attenzione, il governo stanzia anche 3 miliardi che non facevano gli altri governi. No, ci sono anche aperture generose, più di 120.000 certo. persone. Ma Meli è un sostenitore di qualunque cosa faccia Renzi, guarda. No, questo si chiama cattiveria la tua. È grave, perché io da lui sono lontano su altre cose, ma su un io seguo davvero il sindacalista. Sono abituato, perdonami, io guardo anche il sodo, io quando un governo fa una cosa bene, lo fa bene. Siccome gli ultimi governi può tenere le mani basse, sì, però era una ristrutturazione selvaggia delle certo. scuole. Tagli. Anni, bravo, che tagli, cattivo lui. Tagli. Ora, esatto. Per la prima volta ci sono degli aumenti. Io condivido le preoccupazioni a loro delle scuole. Certo. Per me un super prese come un docetto non mi va bene. Esatto. È necessario socializzare anche insieme a poi, tutte le risorse locali. Se vogliamo poi, dare certo. alla scuola una formazione umanistica e anche democratica. Certo. Mi fai arrabbiare quando io riconosco queste cose. E le dico seriamente. Che l'infarto è dietro l'angolo. Allora, dietro. Proprio. E l'altro. E poi sputa tipo lama. Allora, buono, cerca anche tu di elevare la tua cultura e non offendere le persone. Perché io a Renzi ne parlo bene quando devo parlare bene. Certo. Poi condivido. E lei l'ospite o sono loro? No, però vabbè, mi hai rotto le balle, allora ho il dovere di dirle la mia. Sono d'accordo che 120 non è sufficiente. Certo. Bisogna studiare come cercare di inserire un dramma del precariato che loro soffrono. Ti chiameremo Pier Giorgio Massidda 2. Sto interpretando anche la parte del sindacato. Io li studio anche se non facevo il sindacato. Conosco ho capito, ma sono loro gli ospiti. Io voglio allora, ma tu non devi offendere. Abbi pazienza. Chi ha offeso? Ma offeso difende forse Renzi. Mi fa male perché offende anche mente. Vabbè, io seguo il problema che della c'è una evidente occupazione della rete da parte di un parruccato con un gatto morto in testa. Penso di aver interpretato un po' le vostre stanze. Sì, certo. Ma dovevamo parlare loro. Sì, ma tu non devi offrire. Io voglio capire da loro in realtà e quindi anche dai ragazzi, partendo dalla vicepreside, che appunto certo. se ci fosse il super preside, super preside, aiutaci tu, sembra un po' un supereroe, che insomma certo. una roba abbastanza, non ci sarebbe la vicepreside o conterebbe poco esatto. la vicepreside. Quindi i diritti sono la prima cosa. Esatto, ma in una speriamo. Realtà come se che è comunque un centro abbastanza piccolo. Un centro piccolo, ci sono pochi alunni, il bacino di utenza è molto ridotto. Perché io in questi ultimi anni ho solo sentito parlare di accorpamenti di scuole esatto. che chiudono perché ci sono pochi alunni, quindi tenere in piedi una struttura non va bene, allora infatti. Si accorpa tutto. Accorpare vuol dire anche far sì che uno che magari va alla scuola dietro casa debba fare chilometri per prendere un mezzo e arrivarci, insomma, certo. no? quando i mezzi passano. Noi abbiamo il dirigente solo 2 giorni alla settimana, gli altri giorni dobbiamo insomma cavarcela da soli con tutti i problemi, adattarci, ragazzi non creano Martina, grossi problemi, ci adattiamo sì. ma non è non dovete adattarvi, dovete appunto con la grande possibilità democratica dello sciopero dirlo c'è e uno strumento far importante sentire. Della scuola lo sciopero esatto. chi vuole fare di voi e poi andiamo in pubblicità l'insegnante da grande, lo chiedo, c'è qualcuno che vorrebbe fare questo? Aurora no, dice? No, Aurora no. Nessuno. Con i tempi no, che vivono le scuole. Perché, non esatto, perché fare l'insegnante e poi ci torneremo tra poco. Non è facile. Non è facile, è un mestiere, esatto. è una missione proprio. Esatto. Perché rischio di essere anche disoccupato. È un mestiere bellissimo. Ma non solo, un mestiere bellissimo perché sì. è una missione e come tale va presa. Certo. E poi ovviamente c'è il buono, il brutto e il cattivo, come Leone ci ha insegnato nei suoi film western. E qui invece c'è il buono e il brutto e basta. Ah, usi altri aggettivi adesso. Il cattivo a volte si impossessa di lei. Ma dai, torniamo molto tra poco. Bene delle scuole. Torniamo tra poco e torniamo su questo tema del fare l'insegnante. State lì. Bene, siamo tornati in diretta, il presidente Vamili ha monopolizzato lo stesso anche la parte sì. della pubblicità, sempre anche il fuori vago. Onda. Il peccatore sono niente, sempre noi io. Dobbiamo farcene una ragione, le ragazze sono traumatizzate, adesso torneranno chi? A seguire e diranno siamo andati a Sardegna 1, stanno germinando entusiasmo, mezz'ora con un pazzo con che i capelli finti, che non sono finti, Conte di Montecristo, sono veri i capelli, eccoli Conte qua, di Montecristo, uscito dall'isola, guardi questi inquadratori, si giri verso quella telecamera che lei è in un primo piano meraviglioso col suo gatto morto, sono veloce sul serio,
vero, infatti, no, col pennello via bello lucidato. Vabbè. Amico di sacrarmi. No, ma ci mancherebbe altro, io non lo farò mai e mai lo farei, le voglio tanto bene, lo sappia. Allora, torniamo invece a parlare con i ragazzi del liceo Fratelli Bissiri di Seui e la vicepresidente, appunto, Maura Marocco, di questa giornata dell'orientamento. Però intanto vorrei tornare sulla domanda che ho fatto poco prima della pubblicità, che era: fare l'insegnante una missione, un bel mestiere, ma complicato. Oggi è cambiata secondo me proprio l'atteggiamento, e anche la famiglia nei confronti dei professori ha cambiato atteggiamento. Se una volta, quando andavo a scuola io, e sicuramente quando andavi a scuola tu ancora di più, se tu prendevi una nota e prendevi pure uno schiaffo perché avevi preso la nota, e il professore o la professoressa, la maestra, avevano comunque ragione, magari anche no, cioè poteva, lì sì, era sì, il contrario, c'era un grande rispetto, era cosa, il rispetto era talmente tanto che anche se magari poteva esserci il barlume di un dubbio, no, che la aveva ragione anche quando esageravano, picchiavano gli alunni ai miei tempi, ma era anche forse più giusto, perché davi un ruolo e un rispetto a una figura che aveva un compito importantissimo e lo ha ancora, quello di crescere, formare e portare ad essere degli uomini e delle donne che nella società abbiano un ruolo loro, ovviamente a loro volta, e una capacità di potersi integrare attraverso ciò che si è imparato. Quindi la passione e l'amore che avete nel fare questo mestiere deve essere il primo motivo del rispetto. Però adesso siamo arrivati al contrario, a volte bisogna aver paura dei genitori che arrivano a lamentarsi magari di un trattamento non proprio, è così? Ma non è il mio caso, no. Non ho mai avuto questa esperienza negativa. Però vivete un po' sulle spalle questa sorta di piccola ansia? Più che altro la difficoltà sta nel fatto che la scuola è cambiata, sono cambiati i ragazzi e dobbiamo adattarci sono ai ragazzi. Sono più difficili o è la società che ha fatto cambiare i ragazzi? Entrambi, esigente probabilmente entrambi. Rispetto al passato. È cambiata la società, sì. Adesso ci troviamo in una società digitalizzata. Esatto. E quindi dobbiamo adeguarci. Sì, no, è cambiata anche strutturalmente la scuola. Ma questo è un fatto positivo. Esatto, ed è positivo, sì. Un fatto positivo per la scuola, infatti. Certo, però non tutti si adattano, perché se tutti lo facessimo sarebbe molto più semplice. Vado su un territorio adesso che i ragazzi sicuramente conosceranno bene, J-Ax, che tutte quante voi credo conosciate, Gabriele pure, al di là del saluto che faccio a Maurizio Di Cesare, che è nel team di J-Ax a The Voice. Maurizio Di Cesare è un cantante sardo che sta facendo proprio questa bella esperienza ed è un amico, quindi io mi addormento sempre prima di capire cosa succeda. Ieri sera c'era la puntata, non ho visto come è andata a finire. Comunque J-Ax ha detto una cosa che secondo me è intelligente, e questo è il dramma dell'Italia di oggi, che le dicono i cantanti o i comici come Beppe Grillo le cose intelligenti, e i politici fanno un pochino melina, ecco, su certe cose, o perlomeno hanno meno coraggio, se dicono delle cose devono dirle convenzionate al fatto che fanno la politica. Ha detto questa cosa: ci lamentiamo che i giovani siano quello che siano oggi, quando chi oggi governa il paese, ma lo ha fatto negli ultimi 20 anni e anche di più, ha eliminato i finanziamenti alla cultura, i finanziamenti alla musica, insomma ha eliminato tutto quello che da un punto di vista della società cresce, forma e dà spessore ai ragazzi. Cosa che non accade negli altri paesi europei. Sì. Esatto. Sono il limite. Volevo sapere italiana. Un vostro parere, ma vostro vuol dire proprio generale, che non si limiti a una sorta di sì, hai ragione, sì, è vero, condivido, perché sennò vi metto la nota sul viaggio. Parto okay. Dal maschietto, dalla finisco con la prof. Parto da Gabriele che c'ha già il microfono. Ce l'ha Ricci, tu ce l'hai il microfono. Quindi anche giocati le tue carte, perché qui puoi far buona figura nell'esprimerti su questo tema. È un investimento, Anche secondo me ha ragione con questa frase J-Ax, perché se ci giudicano adesso per quello che siamo, anche soprattutto per cosa manca culturalmente a Seui che vorresti ci fosse di più, al di là della scuola, eventi, associazioni che organizzino qualche cosa? Cioè manca di cose. Siamo un la po' la priorità isolati. Sarebbe la domanda. La priorità sarebbe creare collegamento tra Seui e il resto. Siamo proprio al margine, fuori dal mondo. Quindi per ogni cosa molto complicato. Per ogni cosa dobbiamo spostarci, comunque a fare 100 km, quindi Martina, parto da te, dai. Sì, appunto, anche per fare una visita dobbiamo fare chilometri. Il posto più vicino è la Nusei. Quindi il fatto che si tagli nei centri piccoli, poi questo provoca gravi disagi. Sì. Ok,
Chiara, rapidamente sul discorso J-Ax anche. Sì, in generale la cultura credo che sia molto importante, ma non solo da un punto di vista dello studio, in generale anche sul piano della musica o della cultura, anche soprattutto riferito alla Sardegna, perché comunque la nostra terra è una terra di cultura e quindi è una terra che lascia spazio a tanto ed è importante studiarlo, ma purtroppo i fondi tagliano sempre di più e tagliano soprattutto su queste cose. Vado da Siria. Sì, anche secondo me non è giusto alla fine dare le colpe solamente ai giovani, quando comunque chi non ci dà spazio sono comunque, come ha detto lei, i politici e quindi... C'è una donna che è dietro di me, hai detto come ha detto lei, quindi sono anziano. Quando uno giovane ti dà del lei vuol dire che tu sei anziano. Siamo questa. Tutti qui giovanissimi. Anziano c'è. No, non c'è nessuno. Ha ragione. Allora, non c'è nessuno. Nessuno. Oh, meno male, vai avanti. Grazie, poi... Aurora. Che dire, noi a Seui ci proviamo, abbiamo varie associazioni come ad esempio la banda musicale, il gruppo folk, il coro. E tieniti il microfono davanti se si può. Si cerca di includere musicale. Anche i giovani, però non abbiamo lo stesso fondi e modo per... E quindi è difficile portare avanti certi progetti. Esatto. Chiudo con la più giovane del gruppo, Giada. Oh, alla fine si lamentano sempre di noi giovani, ma i primi che non fanno le cose sono i grandi. Quindi l'esempio dall'alto è brutto, insomma, ecco, questo è il problema principale. Chiudo con la prof adesso, chiaramente, che magari punto fermo riassumerà ce lo metti tu, il punto la vicepresidente un po' al concetto. Pensiero. Alla fine con queste considerazioni abbiamo capito qual è il problema. Sì, abbiamo sì. Bisogno, insomma, che la cultura sia perché rivalutata. Che Chiara e Aurora siano un po' le portavoci del gruppo. Mi sembrano quelle più disinvolte davanti alla telecamera. Fate qualcosa tipo siete, non lo so io, nella vostra classe le portavoce, non lo so. Forse sembriamo in una classe perché sono entrambe mie alunne da 4 anni. Ah, ok, quindi lo zampino. Sì, c'è molta coincidenza. C'è questo cameratismo dialettico. Bene, si va bene, va bene, va bene, mi piace molto. C'è una cosa che no, adesso non per togliere nulla alle altre, ci mancherebbe altro, però mi sembravano le due più che avevano anche poi già chiare le idee su che cosa fare in futuro. Anche Martina, ci mancherebbe, però mi sembra che avessero risposto proprio calibrato, sì. Preciso. Il fisioterapista vuol mettere le mani addosso. Lui vuol mettere le mani addosso. Stia attento che le mette le mani addosso tra poco. Stia attento. Ma perché? Per massaggiare. Sarà sempre più vecchia, avrà bisogno di questi. Ecco, perfetto. Hai capito il concetto? No, guarda, la società è talmente sempre più vecchia che ormai non stanno facendo altro che docce. Per gli anziani adesso ormai abbiamo solo c'è gente che fa solo bisogno di questi giovani. Le pubblicità in televisione ormai sono fatte di quelli che fanno le docce. C'è Mastrota che ti vuol radere al suolo la vasca da bagno e tirar sulla doccia, c'è quell'altro che tutti le docce, è diventato un mercato quello delle docce per gli anziani, perché comunque, rimborsano il 50%. Esatto, sì, beh, ci mancherebbe altro, più anche lo sconto, vabbè, insomma, prima che lei muoia. No, nel frattempo non muoio, no. Volevo sapere, visto che c'è una zona food, chi cucina nella giornata dell'orientamento, tornando a questa di domani? Allora, ci sono diversi centri di ristoro locali, soliti, e poi le mamme cucineranno, ci sono due punti. Le mamme concorrono. Esatto, sì. E questa è la parte bella, che un po' tutta la comunità esatto, si spende. Esatto, i piatti tipici. Per far sì che i propri ragazzi possano fare bella figura anche in un appuntamento importante come la giornata. Da diversi giorni che cucinano per questa giornata. Bene, salutiamo le mamme, non solo vostre ovviamente che siete qui, ma anche tutte le altre del liceo Fratelli Bissiri. Io vi tengo qua un attimo, sì, dobbiamo entrare in una rubrichetta veloce e poi vi salutiamo alla fine. Dai, prego, sigla. Giocando tre numeri all'otto, 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà. La canzone se il terno uscirà. Andiamo da Paolone Bardiamante con l'Otto Superenalotto. Attenzione, perché abbiamo giusto il tempo di salutare Paolone e tutti i suoi ospiti, augurare buona colazione a tutti quelli che sono lì davanti e ci vedono anche nel televisore che ha sintonizzato i due di Via Venturi del Bardiamante, e andare a buttare questa speranza ancora una volta della Dea Bendata a merito nostro, ma anche di tutti quelli che ci seguono. Buongiorno Paolone. Buongiorno Paolone. Buongiorno Matteo, buongiorno Presidente. Buongiorno. Grazie caro amico. Pronti. Siamo pronti per questi benedetti numeri, che ieri c'era vince a casa ma non si è fatto nulla, quindi questa volta la casa non l'ha vinta nessuno. Oggi invece ci sono 11 milioni di montepremi in Svezia. Quindi diamo subito la prima colonna. 30, 61, 71, 54, 37, 11. Bene. Seconda colonna, 25, 55, 9, 17, 33,
39. Ok. Questo è il superenalotto. Per il lotto un ambetto è stato fatto con i numeri sempre a tutte le ruote. Adesso ridiamo sempre Palermo che non vuole uscire, è uscito il 54 ritardatario sulla ruota di Napoli, ma non ci interessa l'otto di Palermo. Quindi facciamo Palermo e tutte, 5, 6, 7, 8 e 9, Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina. Andiamo invece su Roma, oggi voglio fare una cosa mai fatta, solamente 8 e 20, Ambo secco, Roma e tutte. Magari. Per finire diamo ancora uno zerato su tutte le ruote, 30, 60 e 90, Ambo Eterno. Io ho terminato. Benissimo, Paolone. Allora, noi ti ringraziamo. La perla veloce del presidente Mameli. Allora, nella seconda guerra di dipendenza, il set di dipendenza. Di indipendenza, il 7 luglio. Quindi 7 luglio. 7 però, due volte 7. 7,77. Ah, allora, che ne so, 7 luglio 77, del 1000. Okay. 859, sì, a Villa 59, Franca, sì. Francesco Giuseppe, imperatore, sì, ascoltate, d'Austria. Ragazzi, ecco, questa è storia e cultura vera. Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria, sì. Napoleone III, imperatore dei francesi, e il re di Sardegna Vittorio Emanuele II firmarono l'armistizio di Villa Franca. Brava, ma che cultura quest'uomo! Voi pensate che guardandolo così, ma ha una cultura, come l'hanno guardata? L'hanno guardata così, insomma, un po' così. No, vabbè, loro conoscono queste, no, date storiche. Ha una cultura straordinaria. Guardi, io non, guardate, io non so veramente, ma quando non ci sarà più, prima di me ovviamente, spera, fra 60 anni, sì, ho concordato, vabbè, col Padre Eterno. Io dove lo troverò un altro come lei? Paolone, ciao Paolone, la ruota, aspetta, ciao, la ruota, ciao, mi Matteo, salutami tutto il gruppo che c'hai vicino, va bene. Ah, ragazzi, sì, sì, li salutiamo come tu salutami tutti i tuoi amici commensali, ospiti, commensali delle colazioni. Però la ruota, dove ha detto, mi fa piacere che gustino le delizie del Bar Diamante, la ruota di Venezia, di Venezia, allora. Va bene Venezia? Sì, che va bene. Venezia, va bene Venezia. Perfetto, no, perché qui dobbiamo trovare l'escamotaggio. 7, 77, 18, 59. Grazie Paolone. Grazie, ciao. Paolone, ciao. Grazie, ciao, Matteo, ciao. Grazie Presidente. Avete, grazie, dei numeri fortunati voi per caso? Che vi giocate ogni tanto? Non esiste niente di tutto ciò? Non avete numeri? Cioè, io il 12, sono nato il 12. Quindi. Il 10? Sei nata il 12 anche tu? Di che mese? Novembre. E sono più vecchio perché, sì, sono nato a settembre. Due mesi, solo per quello. Due mesi. Va bene, grazie di cuore davvero a questa classe che è la. La quarta. No, ma non c'è una quarta. Il microfono, prof. Quarta B, quarta A, quarta E. Quarta B. Che però rappresentano tutti insieme alla vicepreside Maura Marrocu, il liceo Fratelli Bissiri, che domani affronta la propria prima giornata dell'orientamento. Un bel traguardo da raggiungere, ma soprattutto una bella scommessa vinta per quanto una riguarda i presupposti e ciò che è stato anche l'organizzarla. Grazie, complimenti. Grazie. Buon viaggio. Vuoi salutare qualcuno? Sì. Io mio didino Danilo. Benissimo. Didino Danilo, oh, ti saluto anch'io. Non ho più tempo per farvi salutare, ma un bacio collettivo posso mandare. Un bacio collettivo. A tra poco, torniamo subito dopo la pubblicità. Buon viaggio di rientro. Grazie, è stato un piacere.